Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi volevo parlarvi delle 6 cose che secondo me vanno impostate su qualsiasi corpo macchina quando si intende scattare un matrimonio. Che sia una Canon, una Sony, una Nikon, una Fuji e così via, non ha nessuna importanza, secondo me sono impostazioni che valgono per qualsiasi tipo di marchio e di corpo macchina. Se avete un corpo macchina con 2 slot di memoria, quindi avete il backup in camera, usate il backup in camera. Quindi impostate assolutamente che la macchina scriva su una scheda e sull'altra scheda, in maniera tale da avere, in caso di sfortuna, in caso di rottura della scheda, una copia dei file. Ricordiamo che quando stiamo fotografando un matrimonio non abbiamo modo di poter riscattare quegli esatti istanti. Il presente ed il futuro della nostra attività fotografica sono all'interno di quelle schedine. Se una di quelle schede non funziona correttamente, sono guai. Se avete pagato per avere il backup in camera, perché costa di più rispetto a un corpo macchina che non ce l'ha, utilizzatelo. Eccoci al secondo punto, che si ricollega al primo: scattate in RAW. Impostate la macchina in RAW. Se volete impostate RAW più JPEG, ma il mio consiglio per un evento irripetibile come quello che alla fine è un matrimonio, avere un file che permette anche in caso di errori di poter recuperare ben più di quello che può fare un JPEG è letteralmente un salvavita. Chiaramente dovremo poi andare ad elaborare quei RAW, ma in quel modo potremo poi dargli il nostro stile, i nostri colori, utilizzare i nostri preset e così via. Mi raccomando, se scattate come noi, con un picture style che porta la macchina a visualizzare sullo schermo un'immagine in bianco e nero, e questo ci aiuta a poter lavorare meglio in termini di composizione perché non abbiamo la distorsione dei colori, ricordatevi di controllare molto molto bene di aver impostato il formato RAW, perché ovviamente se scattate in bianco e nero ma il file è un RAW, alla fine avete solo l'anteprima JPEG in bianco e nero, ma il file ovviamente a colori. Se scattate in JPEG in bianco e nero, fine, non potete fare null'altro. Terzo punto, lo scatto a raffica. Io vi consiglio caldamente di tenere attiva la raffica. Lo scatto singolo ha il vantaggio ovviamente che a fine giornata tornerete con meno file, ma ha l'enorme svantaggio di dovervi obbligare a dover ripremere il tasto ogni volta che volete scattare una nuova immagine, e questo può portare comunque ad aumentare un po' il micromosso in alcuni momenti e soprattutto vi può portare a rischiare di perdere alcune situazioni, perché magari avete un file che in termini di composizione, esposizione, fuoco assolutamente perfetto, ma uno dei soggetti ha gli occhi chiusi e ovviamente quel file non va bene. Con la raffica attiva, e non occorre che sia a 20 fotogrammi al secondo, può essere solo anche a 3 o a 5, avrete molta più probabilità, anche solo per la legge dei grandi numeri, di avere una foto buona. Ricordiamo, stiamo scattando un evento irripetibile, quindi dobbiamo avere il miglior file possibile sul campo. Arriviamo poi al quarto punto, cioè gli ISO automatici. Poter impostare questi valori vi permette di poter lavorare in priorità di tempi o di diaframma senza dovervi preoccupare di null'altro se non della composizione, del fuoco e insomma di mettere in pratica quello che avete in testa. In passato scattavamo in manuale quasi sempre durante tutto l'arco della giornata, poi ci siamo accorti che con le mirrorless è molto più facile poter lavorare anche in altre modalità come quella di priorità dei diaframmi, e in questo modo non dobbiamo concentrarci tutto il tempo sull'avere i migliori valori per la scena che ci troviamo davanti, ma possiamo fare affidamento sugli automatismi della macchina. Impostiamo un range di ISO in modo che la macchina possa scegliere autonomamente gli ISO su cui lavorare in quell'esatto istante. Partiamo di solito da ISO 200 per arrivare a 12.800. Di solito ISO automatici non andiamo oltre questi valori. La cosa più importante è poter scegliere il tempo minimo di scatto. In questo modo la macchina, ogni qualvolta la luce dovesse scendere, salirà di ISO in modo da potervi garantire sempre quell'esatto tempo di scatto. Nel nostro caso, sia su Sony che su Fuji, teniamo sempre un 250esimo, perché abbiamo visto che nella maggior parte dei casi è un tempo che ci permette di non dover salire troppo di ISO, lavorando con i giusti obiettivi, obiettivi luminosi, e allo stesso modo abbiamo poche foto mosse. Quinto punto, ed è importantissimo secondo me, è disattivare la review automatica. Se avete reflex potrebbe ancora tornarvi utile, perché alla fine quando andate a scattare non avete idea effettivamente di cosa la macchina ha registrato, perché non è quello che stavate vedendo attraverso il mirino. Se utilizzate mirrorless, secondo me tenerla attiva è totalmente inutile, anche perché attraverso il mirino elettronico stavate già visualizzando praticamente l'immagine, e nel tempo che perdereste a star lì a ricontrollare l'immagine sullo schermo in questo modo, magari potreste scattare altre immagini e quindi potreste avere un file ancora migliore. Quindi consiglio, disattivatelo.
Ultimo punto, ma non meno importante, ricordatevi prima di ogni servizio di controllare l'orologio, perché quello che ho potuto notare in 10 anni di attività è che, indifferentemente dal marchio che andiamo ad utilizzare, gli orologi che sono all'interno delle fotocamere e che vanno poi letteralmente a scrivere l'orario in cui l'immagine è stata scattata all'interno del file, sono molto imprecisi. Chi più chi meno, ho visto sempre che perdono o guadagnano secondi, minuti, nell'arco di qualche settimana o mese. Veramente posso garantirvi che la differenza inizia a sentirsi sempre di più. Quindi, soprattutto se utilizzate più corpi macchina contemporaneamente, cosa che per un fotografo è una cosa abbastanza normale, sincronizzate sempre gli orologi prima del servizio fotografico. In questo modo non vi troverete nella fastidiosa situazione di avere magari su una macchina la sposa già all'altare che ha incontrato il suo futuro marito e nell'altra macchina, nello stesso istante, ma proprio perché gli orologi sono sbagliati, magari avere la sposa che sta appena scendendo dalla macchina, o peggio, come mi era capitato perché non avevo sincronizzato gli orologi e su una macchina avevo attivo il cambio automatico dell'ora legale solare, sull'altra no, su una fotocamera avevo la sposa all'altare e sull'altra la sposa ancora ai preparativi. Quindi importantissimo, e questa cosa vi fa risparmiare letteralmente una marea di tempo e soprattutto di stress, ricordatevi di controllare sempre l'orario prima di un servizio fotografico. In questo modo siete tranquilli di avere il minimo errore tra i vari orologi di tutte le macchine che andrete ad utilizzare. Vi metto qui sopra un video, se non sbaglio dovrebbe essere qui sopra, per sincronizzare gli orologi delle macchine fotografiche nel modo più semplice e veloce. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Queste erano le 6 cose che secondo me sono fondamentali da impostare su qualsiasi fotocamera che andiamo ad utilizzare. Se secondo voi ci sono altri punti da aggiungere, scriveteli qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande, scriveteli qui sotto. Se il video vi è stato utile, come sempre mettete un like e iscrivetevi al canale, perché usciranno dei video molto più specifici proprio su questo argomento a brevissimo. Quindi ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!